Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi, anche oggi siamo a Voghera e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Lo scrive il Fatto Quotidiano, l'Italia è un primato in Europa ma non è una buona notizia. Il nostro paese infatti è al primo posto per distacco per quanto riguarda i NEET, ovvero i giovani dai 15 ai 24 anni che non hanno e non cercano un lavoro. In Italia sono il 19,9% contro una media continentale dell'11,5. Secondo lei a cosa è dovuto il fatto che così tanti giovani non siano intenzionati a cercare un lavoro? Probabilmente perché la maggior parte dei giovani da adesso vengono un po' viziati dai genitori, quindi questo li porta a non cercare un vero e proprio lavoro, perché tanto dicono: noi abbiamo papà e mamma che mi danno i soldi per i fine settimana, tutto quanto, quindi non vengono spinti a cercare un lavoro, quindi per essere indipendenti. Quindi non c'è un'esigenza di lavorare? Esatto. Perché c'è troppo crisi in giro, allora per quello la gente non lo cerca più, a parte che non mandano via gli anziani che in pensione, così aiutassero i giovani. Questo qua non lo fanno, dovrebbero farlo, e così si andrebbe un po' meglio di assumere tanti giovani. Beh, devo pensare che stiano troppo bene a casa loro, che abbiano pochi interesse verso appunto formarsi e cercare di formarsi una propria vita e attività lavorativa, carriera lavorativa. Secondo me in generale stanno troppo bene coi genitori. Quindi se dovessimo dare la responsabilità a qualcuno o a qualcosa di questo dato così alto, a chi la daremmo o a cosa? Allo Stato. Posso chiederti a che età hai iniziato a cercare lavoro? 18 anni. Posso chiederti quanti anni hai? 18. Dopo. Quindi rientri in questa statistica. Sì, però vado ancora a scuola, quindi sono uno studente, quindi in teoria il lavoro ce l'ho. Quando finirai la scuola ti cercherai un lavoro, sei intenzionato a farlo oppure no? Sì, ovvio, certo. Uno per dare una mano in casa e due perché comunque bisogna trovarlo, sennò come faccio poi più avanti?